Buongiorno, oggi vorrei fare questa considerazione su che cos'è un videomaker e cosa significa essere un videomaker. Un videomaker è una persona che fa video. Videomaker, fare video. Che cos'ha di particolare un videomaker? Ha di particolare che fa tutto il video lui, dalla A alla Z. Ne segue tutte le parti, interviene nell'ideazione, nella fase tra virgolette di scrittura, nelle riprese, quindi fa l'operatore, fa il montatore, fa un po' tutto lui, che ha dei lati negativi da una parte e dei lati positivi dall'altra. I lati negativi sono che se fai tutto te non puoi essere bravo in tutto. Il lato positivo è lo stesso, che il fatto di fare tutto quanto ti permette di dare al video una visione d'insieme, che lo rende più coerente e che riesce a far sì che il video riesca a veicolare un messaggio unico. Non so come altro spiegarmi, però un po' si è capito, credo, spero. Il videomaker era una cosa che non esisteva fino a qualche anno fa, perché non era possibile più che altro da un punto di vista tecnico. 30 anni fa una persona non poteva fare tutto perché avrebbe avuto bisogno di attrezzature enormi e probabilmente anche le capacità di padroneggiare tutti i singoli aspetti sarebbero state troppe da gestire per una persona sola, nel senso che adesso dal punto di vista tecnico è molto più facile. Mi basta un computer che è questo qui, scusate adesso questa scrivania indegna, ma mi sono appena trasferito. Mi basta quel computerino e mi basta questa camera, questa camerina, sempre esposta male ovviamente perché ho la luce dietro dalla finestra. E vi dirò di più, a volte mi basta anche solo questo cellulare. Probabilmente la direzione si andrà sempre di più nell'usare strumenti come questi per fare tutto il video. E poi mi può servire, non so, un drone che ce l'ho di là, adesso non ho voglia di prenderlo. E anzi chiedo gentilmente a Umberto del montaggio di mettere una ripresa del drone, grazie mille. Ecco qua il mio giocattolino. Questo è il drone, qua c'è un po' di roba, qui c'è un altro un po' di roba. E da Umberto del montaggio è tutto. Ho perso il filo, cosa stavo dicendo? Sì, stavo dicendo che mi basta questa attrezzatura per mettere insieme un video e che il videomaker era una cosa che non esisteva anni fa. Tant'è che adesso, cioè quando io dico, a volte mi chiedono che lavoro fai, io insomma, vado nell'imbarazzo, non so perché, non so cosa rispondere. Magari con le persone giovani dici videomaker, lo sanno anche. Altrimenti io di solito dico oh, faccio video, mi occupo di riprese e montaggio video, la metto così perché se no non so cosa dire. Guarda, voglio fare anche una prova in questo momento, in diretta. Chiamo mia mamma, che però in realtà comunque segue abbastanza quello che faccio, quindi però sentiamo. Sono io, ciao. Ascolta, stavo facendo un esperimento, volevo chiederti una cosa. Che cos'è un videomaker? Ma come facevi a saperlo? Sì, così. Va bene. Sì. Va bene. Per caso hai dei fagiolini con le patate? Va bene. Va bene, però in realtà mia mamma se l'è cavata bene, quindi va bene, chiudo il discorso dicendo questa cosa, che cos'è per me personalmente un videomaker? Un videomaker, io, per come lo concepisco io, è una persona che trasmette attraverso un video quello che pensa, è una trasposizione del mio cervello, di quello che penso, anche di un certo modo di vedere la realtà, in una serie di fotogrammi, in 25 fotogrammi al secondo, con sotto una traccia audio. Il videomaker può fare questo proprio per il fatto che
non è una persona specializzata su un singolo aspetto, ma la sua specializzazione è fare tutto quanto, è consegnarti questo video completo in cui ci sia una versione di insieme. Quindi basta, finito, questa era la mia idea di videomaker, mi sono spiegato in modo un po' rocambolesco perché anche per me è un'idea evanescente che sto mettendo insieme, che ho provato a mettere insieme adesso parola per parola. Basta, questo era quanto, quello che volevo dire oggi. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao ciao, ciao ciao. Hai fatto, cosa hai fatto alla fine? Questi due piatti. Quindi hai fatto sia i fagiolini? Sì. Fagioli, uova e patate, fagiolini. Vabbè. No, beh. E li parperò allora.